Bene, serve Insigne. Attenzione che stoppa la palla. Mamma mia, che ha combinato Insigne! Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. A che sta come ti va così all'era? Uomini chic e femmine pitane. Io sono Salvatore e siamo qui ragazzi quest'oggi. Finalmente! Stasera mi sono, stasera scengo e ci ambresse e venga a te. Ma faccia barba, ma metto che non va solo che piace a te. No, non so cosa c'entra, ma stasera ragazzi è il pronostico di tutti i pronostici. Quello che tutti aspettavate da secoli, no, dall'anno scorso. Però lo aspettavate con ansia. Signori e signore, signorine e signorini, non quello del Grande Fratello. Ma che c'entra? Cosa vuol dire? Tutti quanti per il pronostico del Napoli, della grandissima partita ragazzi che si terrà domani contro la Juventus ragazzi, e tutti quanti insieme per scaramanzia o Juventine nuoppe carto. Iniziamo già così, giusto per... Allora ragazzi, nella nostra classifica la Juve è sopra di noi. Nella realtà viceversa, e anche se perdiamo sempre sopra siamo. Quindi male che vada o non, sta buona. Quindi qua se vinciamo possiamo scavalcare la Juve, che è a 31 punti, la Lazio a 34, quindi per la Lazio dovremo aspettare ancora un bel po'. Mertens con 8 gol all'attivo è il capocannoniere per il momento in questa Serie A. Quindi ragazzi andiamo alla partita. Come al solito ragazzi vi invito a comprare le magliette degli Amendola Brothers, trovate il link in descrizione. Chiunque si comprerà la maglietta e ci manda la foto verrà salutato con la foto in diretta nel pronostico. Quindi accattate la maglietta, signore e signore, accattate la maglietta a 5.000 lire. Ovviamente ragazzi come al solito commentate con il vostro pronostico e sarete salutati nel prossimo pronostico se indovinate. Intanto salutiamo coloro che hanno indovinato nell'ultimo pronostico. Grazie di aver commentato ragazzi. E questa è la formazione di quest'oggi: Reina, Isai, Tuchin, Koulibaly, Albiol, Mario Rui, Allan, Jorginho, Amsic, Kayeon, Merte e... Non mi riesce, no, Insigne. Vediamo invece i giocatori. Ci sono Allan e... Benatia. Ah, dobbiamo cambiare le impostazioni di gioco. Ora sono cambiati, sono diventati Insigne e Chiellini. Insigne, state accorti, se no col naso Chiellini dovrebbe potrebbe farti male. Poi ci infortuna i giocatori. Come no? Stadio Olympic 3 dicembre nel gioco, nella realtà sarà l'1 dicembre. Arbitro Leonardo San Milano, esperto 4 minuti, neve, goccetti, neve su di noi. Andiamo al pronostico ragazzi. Mamma mia, contro la Juve questa sarà una partitona. E come al solito ragazzi durante questi giochetti vi invitiamo ad evitare di fare guerre calcistiche sotto i pronostici del Napoli, perché noi tifiamo Napoli e questo è vero, però portiamo rispetto per tutte le squadre, anche per questa squadra di carcere della Juve. Perché, mo scherzi a parte ragazzi, gli sfottò ci stanno benissimo, però ragazzi senza offendere mai, solo gli sfottò goliardici, ok? Perché il calcio è uno sport che dovrebbe unire sempre. Mamma mia che sto combinando, i giocatori della Juve non stanno capendo niente in questo torello. Guardate là il Napoli, questo è il Napoli ragazzi, questo è il Napoli. Io Juventina in uva pegarto. Paravara para para. E volevi? Ho perso la palla e ho tolto. La migliore difesa e il miglior attacco del campionato. Non cambiate canale, sta per appariscere il match con il Napoli che... Hai sentito? Hai sentito? Ok, Higuain gioca con la mano rotta. La neve a Napoli. Questo, cioè, quando viene a fare vuol dire che forse il Napoli vince. Quando viene a fare la neve. Stadio Olympic, Napoli contro Juventus. In calcio angolo. Insomma, magari... Ed ecco i capitali, miglior attacco e miglior difesa per il Napoli. Perché non siamo al primo posto? Me lo sto ancora chiedendo. Eccoli là, Juventus e Napoli al vertice.
subito seguiti dall'Inter e dal Chievo Verona. Spiega. Non capisco perché i napoletani fanno sempre la coreografia storta, tra parentesi. Ed ecco, vediamo Ciccio Bello, primi passi, Insigne. Portare la squadra e dire "Wagyu, sei meglio forte, sei meglio numero uno". Beh, ma è che nessuno ci va. Che frate fidato, Der Napoli, Der Merge, che frate Fox. No, che Gugix, che Milanix, Juventix e vabbè. Higuain, guardate Higuain. Higuain 1, 2, 3, 4, Higuain come c'ha 6, 7, 8, Higuain Panzarò. 1, 2, 3 e 4, Higuain come c'ha 5, 6, 7, 8, Higuain e Panzarò. Regolarmente a San Paolo. Dandosi attenzione a Chiellini che vi cieca i giocatori. Arbitro è fallo. Chiellini c'ha il naso in fuori gioco. Si stringono. Dybala. Dybala. Si avvalla di Maradou. Così. Mamma mia, quanti commenti avremo sotto sto video. E intanto si stringono la mano con i compagni arbitri, tipo i giocatori della Juve. In panchina noi abbiamo Rog, Onas, Zielinski, Diwara e gli altri non li so. La formazione del Napoli l'abbiamo già vista. Adesso andiamo a vedere quella della dei carcer della Juve. Cioè, ce la faccio a sentire sempre questa cosa. Sorry. Dovrò fare molta attenzione quest'oggi con le parole. Buffon, Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alessandro. Alessandro Del Piero, Marrone, Matuidi, Mandzukic, Dybala, Bernardeschi e Lotai! Lotai! Ah no, non si chiama così. Scusa. Si parte ragazzi al centrocampo! Avanti Napoli! Avanti Napoli! Siamo tutti con te. Matuidi, attenzione, verso Paolo Dybala. Attenzione a Dybala, Bernardeschi, Mandzukic, chi se non sei Mandzukic è gol. Oh, mi hanno fatto fare mostro subito. Meno male che Reina, meno male che Reina c'è. E sbaglio passaggi, camane, chi te be. Andiamo bene, proprio bene. Attenzione alla Juve, Allan, Callejon. Callejon cerca di recuperare, ma il Napoli oggi in versione Babbo Natale, ho visto la neve. Mario Rui, vai Mario Rui. Vede, serve Insigne. Attenzione che stoppa la palla. Mamma mia che ha combinato Insigne verso Mertens, che però non ce la fa. Non ce la fa, non ce la fa. Si riparte a mare chiaro Amsic verso Callejon, che vede ancora Insigne. No, rimetti. Vabbè, ho sbagliato il giocatore. Si strozza. Ma il Napoli recupera la palla. Insigne smarcato. Insigne smarcato al volo. Gianluigi Buffon prende la palla. Tutti quanti mi dicono pare pal. Ora ho capito perché, perché faccio portiere. Sì, perché io paro un sacco di palloni. Io ho capito. Mertens, Alan. Ancora verso Mertens al volo. Buffon. Mannaggia, sta proprio buona sta. Ancora Benatia. Marrone, Lichtsteiner, quando schifa Lichtsteiner. Matuidi, Lichtsteiner. Buono il lavoro in fase di pressing. Stanno facendo una serie di passaggi, una rete di passaggi. Marrone ancora. Matuidi. Higuain. Accorta a chi? Mucamà. Oh, Bernardeschi! Sale la difesa. Che è successo? Ah, sale la difesa. Meno male che non Pepe. Se non era forte. C'era anche quello. Higuain ha messo il numero 17, a disgrazia. Che da quando l'hanno comprato non hanno vinto una finale, una disgrazia. Asensio 4! Ah no, beh, è finita. Mertens, attenzione Mertens. Vabbè, domani sarà la partita di là. Dybala, ancora Dybala. Sarà calcio di punizione contro il Napoli. No, perché Giorginia ha susciato un po'.
di balaia, non mi piace. E punizione per la Juve. Benazia batte la punizione per la Juve, perché l'anno scorso Jorginho disse una parolaccia vicino a un bambino. Higuain, attenzione. Ovviamente, mo Higuain mosi come minimo si fa venire la prostata mosciata. Punizioni, bravo. E dato, scè, non si può tu a te. Pura bomboletta spray. Con loro invece, vabbè, tira tu. Invece hanno pure la bomboletta spray. Mo crea il muro davanti alla porta. Chiama la mamma, il padre, venite pure voi. Attenzione a Dybala! Mamma mia, Reina! Reina se ne stava andando. Lascia tu, vado. Basta, vai giù. E vado. Run. Parteno, vai. Vieni a poco, vieni. Vieni a puttare pochi fortuni. Vieni qua. Allora, ragazzi, adesso usiamo il nostro talismano. Senza Callu, senza che c'è. Mi fai vincere la partita? Me la fai vincere? La licco un po'. No, l'orecchino no. La Juve come fa? Schifo! Hai visto pure partendo questa, come fa la Juve? Schifo! Com'è la Juve? E com'è il Napoli? Fatta Napoli, o Juventine, non va più! Si chiama Partenope, bevo un maestro! Giustamente! Perché mi vuoi mordere? Però è nera! E c'ha il petto bianco! Ma posso Juventine, niente a niente! Ma te! C'ha l'occhio azzurro però! Ma è nell'occhio. Andiamo, vediamo un po' se con portafortuna Partenope riusciamo a segnare questo secondo tempo. Intanto direi di fare una sostituzione. Se poi te ne pendo, meglio di no. Se poi me ne pendo, anzi no, solo a Zielinski metto a posto di Jorginho. Frate scemi Ronaldinho. Facciamo un bel coro e tifiamo. Ale, forza, siamo tutti con te. Si batte a centrocampo, avanti Napoli. Vai ragazzi, cerchiamo di vincere. Mertens. Andando per terra, se si appiccica da sola con la coda. Non gli piace quello che sta in coda, all'ultimo posto. Alexandro. Paolo Dybala. Attenzione, Isai lo va a sfidare. Che succede? Ma fa solo fallo, ma com'è possibile? Era fallo qui, vuoi giù. Partendo per fallo. Lei si è buttata a simulazione a terra, magari ci danno qualche rigore pure a noi, ho fatto per te. Ma devi essere fallo. È la Juve. Benazia. È troppo realistico FIFA. Allan, vai Diego Armando, Allan. Vede Callejon, attenzione Callejon, vai Callejon, allunga la palla. Vai Callejon, vai, allunga ancora. Mamma mia, a rientrare verso Diego Armando Allan, tiro a giro. Mamma mia, chiudi di poco fuori, Strafica, non posso crederci. C'ero quasi. Benia sta. Rich Steiner. Mauriel. Ah, è vero. Grazie Salvatore, come al solito sono qui a commentare la partita delle partite che si tiene quest'oggi tra Napoli e Juve, una rivalità che va avanti sin da epoca immemore. Attenzione adesso a Koulibaly, muro di cioccolata. Per questa partita userò i soprannomi che Salvatore dà ogni settimana ai giocatori del Napoli. Attenzione Mertens. Attenzione Mertens verso Allan. Mannaggia Pal! Mannaggia Pal! Mannaggia tutto coso, mannaggia. Perché? Pure i pali si è comprato la Juve. Uai, la seconda palla che pigli in da diurno. Ma perché il primo qual è stato? Ah, ieri sera, con sorto. Finisce sul palo. Oh, no, l'azione era continuata, non me ne ero accorto. Bernardeschi. Che si fa la dread Bernardeschi? Mandzukic. Mangi o Zukic? Non ci capito, mangi a Zukic contemporaneamente. Per me è una cagata pazzesca. Vai ragazzi, vai raga, Mandzukic. Amma sicca, Maiocana, mai tu di. Attenzione ancora, mai tu di. Verso Paolo Dybala. Pablo Escobar. No!
Buoname tutte sante. Buoname tutte sante. Hanno un po' di sostituzioni. Reina, Albiol, Isai e Tushin. Ancora verso Diawara. Diawara, come cazzo si chiama? Hamzik. Vede Onas, attenzione, è entrato Onas subito. La mette in mezzo, vai! No! No! Perché sbagli sti tiri all'ottantesimo? Credo. Ecco qui il replay della cella. Quello è Allan. L'Allan si era nascosto. Non voglio mai giocare più. Il palo che aveva preso Allan. Ah, perché è stato sostituito, hanno inquadrato il tubo per le sostituzioni. Poi più faccio aspettare 3 ore e non mi vallo online, mi gioco la campagna. Ancora Zielinski, Onas, vede Insigne, mamma mia che passaggio, vai prendila Insigne, finta da ritiro della patente, Hamzik, no, non ci ha fatto. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi. Nell'ultimi 180 secondi, vai Hamzik. Vabbè, domani. Hanno spezzato bene la trama. Vai! Di tacco con le balì! Mamma mia, che gol! Salto della fede! Mamma mia, che gol! Con le balì! Muro di cioccolata! Cioccolata di muro! Si è squagliata la cioccolata! Guardate che il Napoli col tacco! Io Juventine nu up, Carto! Io Juventine nu up! 10 minuti adesso! Io Juventine nu up, Carto! Mamma mia, che Napoli! Che Napoli! Mamma mia, che gol! Mamma mia, che gol! Santo della fede! Non è Koulibaly. Ha giusto Nir, pensavo che era Koulibaly. No, e di qua Diawara. Un tiro così lo potevo mai fare Koulibaly. Mamma mia, Diawara! Mamma mia, che ha combinato Diawara! Napoli 1 all'89esimo, Juventus 0. Diawara porta il Napoli in vantaggio. E adesso andiamoci a prendere questa vittoria. Davvero poco tempo a disposizione per lui. Ci voleva. Non potevo perdere o pareggiare. Diawara ancora. Unas non fa niente adesso. È finita. Napoli 1 Juventus 0. Napoli 1 Juventus 0. E da parte di tutte le tifose col cappellino in testa. Oh Juventine, ruoppe carto. Mamma, Higuain, piangi, bastardo Higuain, piangi. Mamma, mi sto sfocando proprio in questa partita. Va bene ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Condividete su Facebook, Twitter, Google Plus e ovunque voi vogliate. Non dimenticate di iscrivervi alla pagina Facebook degli Amendola Brothers, trovate il link in descrizione. Siamo anche su Ask Instagram, quindi ascateci e followateci. Siamo anche su Telegram, quindi telegrammateci. E come al solito, se per caso il video non vi è piaciuto, perché può sempre capitare che non vi sia piaciuto, che non vi sia piaciuto, da parte di Diawara. Grazie ragazzi e al prossimo video. Ciao io! Attenzione, attenzione! Iscrivetevi al canale degli Amendolas Brothers. Attenzione, attenzione! Chi non si iscrive al canale stasera muore! Attenzione, attenzione!